E buongiorno Shur, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Si avvicina la Pasqua e io non potevo non fare almeno un video sulle uova di Pasqua. Quindi ne ho prese due, perché quest'anno ho trovato che i prezzi sono veramente alti sulle uova di Pasqua, Hanno un po' esagerato. Ma prima ho visto la pubblicità del Carrefour che erano scontate, siete che non le compra nessuno e le hanno messe scontate, quindi passate dal Carrefour se volete le uova. Io ho preso questa qui della Baci Perugina, c'è scritto latte avvolgente con una raffinata sorpresa, e beh, 100% made in Italy. E poi ho preso il Rocher Ferrero. E c'è scritto la Pasqua d'oro. Questo li ho pagati uguale, tipo 9,90 euro, 9,90, però questo è più grande e questo è molto più piccolo. E quindi niente, adesso li apriamo. Ah, cercavo l'uovo di Pasqua di Emily in Paris, della super, che troppo bella quella serie TV, ma io non l'ho trovato. Sono andata pure da com'è che si chiama, di quello dei cioccolati, quello del store, e qualcosa di S store, oddio non mi ricordo come si chiama, ma non l'ho trovato neanche là, che palle. E quindi niente, mi sono accontentata, però quello lì mi sarebbe piaciuto tantissimo averlo. Niente, iniziamo da questo che è più piccolino. Poggio questo qui, togliamo via la carta. Allora, ovviamente c'è lo scotch, quindi mi serve la forbice, la prendo subito, torno. Ok, tagliato. Ecco perché costa di più, perché è tutto pieno di noccioline all'interno. Bicchierino, vorrei tanto sapere perché questi bicchierini non li sostituiscono con la carta, che questo è un sacco di plastica ed è molto molto carino. Adesso vorrei cercare di aprirlo senza romperlo. Ci proviamo. Allora cerchiamo di aprirlo, perché prendo la carta. Allora, vorrei non romperlo. L'ho rotto. Eccolo. Ah, la sorpresa raffinata sono questi qua. Pensavo che c'era, oltre a questi, perché c'è scritto sulla confezione che ci sono questi qui, quindi no, pensavo che c'era anche un regalino. E invece no, sono troppo buoni. Quindi dentro è così. Questo è troppo buono. Io lo so già. È pieno di nocciole, pieno, pieno, pieno. Che buono. Pienissimo di nocciole. Buono. Basta. Benissimo. Quindi via. Passiamo col secondo uovo. Questo è più facile. È molto più facile. E voilà. Che buon odore che hanno. Madonna, guardate quanto è grande. Diciamo che sono comode per poi rimetterci dentro l'uovo quando è rotto. Allora, eccolo qui. Se lo apriamo.
è già un po' rotto. Ecco, tadam! Bello. Ecco, ecco, vedete? Allora, qua abbiamo i baci, quelli azzurri. Aspettate che vi faccio vedere. Oh, i baci questi qua azzurri. Ce ne sono quattro. E poi troviamo un portachiavi con il cuore. Vedi, questo è carino. Cioè, alla fine non ci vuole tanto, o no? Ho aperto il portachiavi, guardate quanto è bello. E carinissimo. Creazioni artigianali dai nostri maestri orafi. Ragazzi, ho avuto un pezzo di cioccolato e si è rotto un po', fa niente, tanto dovevamo romperlo per mangiarlo, quindi possibile che ci sento il burro? È buono, è buono. Poi il latte, anche se a me piace più quell'altro. Io ci sento il burro, è possibile. Dai, ci sarà il burro di cacao. Il burro di cacao è burro. Buono, si scioglie in bocca. A me che oggi fa anche tanto caldo, quindi non è duro, è morbido il cioccolato. Quindi abbiamo un sacco di cioccolatini, questi qua e Rocher. Io super felice perché meglio un cioccolatino, uno solo ma che sia buono, di qualità. E qua devo dire che ce l'abbiamo. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste uova, se voi avete preso qualche uovo di Pasqua, se avete trovato un bel regalo scrivetemelo. E niente, quindi il video termina qui, io vi aspetto per il prossimo, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e campanellina come al solito, lasciatemi un commento che mi fa sempre piacere e niente, io vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona Pasqua a tutti, mi raccomando state bene, fate ciò che vi piace e non ascoltate gli altri, magari uscirà qualche altro video dopo di questo, però nell'incertezza io vi faccio comunque tantissimi auguri di buona Pasqua e Pasquetta. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e prima di andare via, ehi raga, facciamo festa! Sì!